Quando a sera si crede di essersi definitivamente decisi a restare a casa, si è messa la veste da camera, si siede alla tavola illuminata dopo cena, dopo aver iniziato quel lavoro o quel gioco alla cui conclusione di solito si va a letto. Quando fuori fa un tempo poco invitante, che rende quasi naturale restare a casa. Quando ci si è trattenuti già tanto a tavola, che l'andarsene dovrebbe provocare stupore in tutti. Quando le scale sono già al buio e il portone è sprangato. Quando nonostante tutto ciò ci si leva come per un improvviso disagio. Si cambia veste, si appare subito vestiti per uscire. Si dichiara di dover andare fuori e dopo un breve saluto lo si fa. E a seconda della velocità con cui si sbatte la porta di casa, si crede di aver suscitato più o meno risentimento. Quando ci si ritrova per la strada, coi muscoli che rispondono con particolare scioltezza a questa ormai inaspettata libertà che si è procurata loro. Quando per merito di questa sola decisione si sente raccolta in sé qualsiasi capacità di decisione. Quando con un senso di convinzione più profondo del consueto si riconosce che si ha più la forza che il bisogno di produrre e sopportare facilmente il mutamento più rapido. Quando in questo stato si corre per le lunghe strade, allora, per quella sera, si è completamente usciti dalla propria famiglia, che si perde nel vuoto, mentre la nostra personalità raggiunge la sua vera immagine, ferma, nera nel contorno, battendosi dietro le gambe. E tutto si rafforza ancor più se a quell'ora tarda si cerca un amico per vedere come sta.